Ok, ciao amici di Nike, ciao, buongiorno a tutti. È tanto che non ci vedevamo, scusate, ho avuto parecchio lavoro da fare, non ho avuto tanto tempo purtroppo per dedicarlo al mio canale, me ne dispiace. Voglio recuperare la grande, sono qui con questo pacco. Cosa conterrà non lo sappiamo, abbiamo qualche indizio qua, lo mettiamo qui sopra, ma adesso sigla! Amici Nike, buongiorno a tutti. Oggi faremo un esperimento scientifico, farò un video in diretta senza tagli, quindi tutti gli errori, tutte le varie imperfezioni ve le vedrete, compresa questa papera che ho fatto adesso in diretta, perché non voglio fare il solito video montato, spezzettato, tutto quello che sappiamo. È un unboxing? No, lo sapete, io non faccio unboxing, però c'è una scatola. È arrivata da poco, in realtà da 2-3 giorni, non ho avuto tempo di aprirla. Apriamola insieme, ci metteremo pochi secondi e vediamo che cosa contiene. Ecco già il primo inciampo. La apriamo con la delicatezza che ci è riconosciuta. Vabbè, immagino lo potevate sapere, immaginare, ecco, cosa conterrà questa scatola. E vabbè, non potevo non acquistarlo, per la gioia di tutti i miei parenti, compresa mia moglie. Questo qui è DJI Mavic Mini 2. È un drone, ho già visto qualche recensione, come l'avete vista sicuramente anche voi, che si pronuncia veramente per certi versi rivoluzionario. Rivoluzionario perché è sulla carta grande quanto lui, il Mavic Mini 1, di cui ho fatto tanti video, vedete qui sopra, non ve li sto neanche a raccontare, è un drone che io utilizzo spessissimo. Non è fantastico, non c'è niente da fare. Quindi l'auspicio qual è? È che questo sulla carta, ma probabilmente anche in pratica, lo superi. Non perdiamo altro tempo, apriamo subito la plastichina che tanto ci piace levare in diretta. Ho preso la versione base non solo per evitare di sovraccaricare ulteriormente le casse familiari, ma perché di fatto con il caricabatterie che io ho preso nella versione combo della prima versione del Mavic Mini, praticamente le batterie del Mavic Mini 1 vanno anche su questo drone, dura un po' meno il volo, ma comunque non è a questo punto un grosso problema, ma soprattutto il caricabatterie a 3 postazioni si può utilizzare anche con le batterie di questo drone. La borsetta ce l'avevo e quindi secondo me non era utile spendere ulteriormente soldi. Si apre di qua, il solito packaging modello Apple della nostra DJI. Apriamolo più velocemente possibile, vediamo di riuscire a fare questa cosa. Eccolo qua, si presenta così, confezione minima, che tutto sommato a noi piace tanto perché è inutile sprecare carta. Buttiamo via la plastichina, voilà, eccolo qui signori, vediamoli subito a confronto, ma c'è poco da dire, sono esattamente identici. Si sente già dal peso che questo a bordo c'ha la batteria. Vediamo subito quali sono le differenze a vista, perché, come dire, poi quelle in volo le vedremo quando potremo volare, spero dopodomani. Colore leggermente più scuro, appena appena un po' più scuro quello del Mavic Mini 2. Dimensione identica, non c'è bisogno di starla a dire, esattamente la stessa dimensione. Leviamo, come dire, le protezioni delle eliche e rendiamoci conto a questo punto, la prima cosa che viene di provare è vedere la tipo di consistenza delle eliche. C'è stato un grande dibattito sulle eliche particolarmente elastiche, per non dire, vedete, spero si veda, per non dire deboli del Mavic Mini 1, che obbligava quasi tutti, io mi sono stampato questo con la stampante 3D, ma ce ne sono tante di protezioni che obbligava tutti noi a proteggere, soprattutto una volta messa in custodia, perché chiaramente queste si piegano facilmente, un'elica anche leggerissimamente piegata compromette il volo. Vediamo queste eliche, quindi apriamo i braccetti. Vi dico già che all'apertura il braccetto mi pare decisamente più consistente. In effetti mi pare di vedere che
Sì, mi avvicino, spero si veda. Praticamente il braccetto del Mavic Mini 2 è pieno, non ha, qui c'è il Mavic Mini 1, per alleggerirlo nell'uno c'era della plastica, e invece questo, vedete, è pieno. Questa è una grandissima cosa, secondo me, un plus non indifferente, sembra un dettaglio, ma sicuramente una cosa molto importante, perché insomma i braccetti più consistenti non solo danno la sensazione di maggior solidità, ma evidentemente sono più solidi. Leviamo la protezione del gimbal, vediamo le eliche, sì, decisamente, vedete, sono decisamente più rigide, sicuramente più rigide. La dimensione è esattamente la stessa, scusate, ho inquadrato male, ecco, è esattamente identica, hanno cambiato il colore qui proprio perché uno magari le confonde, ma la consistenza sicuramente è superiore, vedete, si vede molto bene, queste si flettono molto 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 di più di queste del Mavic 2. Buonissima cosa anche questa, sicuramente. Leviamo l'ultima protezione, lo sportellino dietro che contiene il vano della batteria, eccolo qua, e quello che diciamo, quello che non si vede in questo Mavic 2, tutto sommato, è quello che stupisce di questo drone. E sono sostanzialmente due cose. Uno è proprio qui dentro, che è la batteria. Una batteria straordinaria, perché una batteria, se ricordo bene, a 3,88 volts. Quindi lo avvicino al massimo, speriamo che l'inquadratura funzioni. Leggetelo qua. È una batteria che pur nella contenuta dimensione, nel peso, che, attenzione, è addirittura più leggero del peso della batteria del Mavic 1, ma ha una potenza, esprime, eroga una potenza decisamente superiore, cioè si sente proprio in mano. Questa batteria del Mavic 1 è sicuramente più pesante, 15-20 grammi in più di questa, e questa è una delle grandissime cose che ha fatto DJI a livello di tecnica, di tecnologia, perché ha messo una batteria più leggera, una potenza notevolmente superiore a quella che aveva fatto precedentemente. Le avvicino tutte e due, speriamo che inquadratura regga, così potete leggere i dati, ma in buona sostanza lo stesso numero di celle erogano un voltaggio superiore, quindi una potenza maggiore, fantastico. Il resto è sostanzialmente invariato a livello di scocca, l'abbiamo già detto, dimensione abbiamo già detto, non ha sensori come il Mavic Mini 1, quindi queste cose diciamo magari le avete già lette, comunque ve le confermo. Hanno aumentato la potenza dei motori, che adesso con questa batteria sicuramente possono erogare una maggior potenza, quindi una maggior velocità. La durata di volo arriva intorno ai 30 minuti, questo è quello che si legge sulle caratteristiche nel sito DJI, ma l'altra, ovviamente attesissima, grandissima, importante novità è nel comparto video, perché questo drone è capace di esprimere dei video in 4K, il Mavic 1 andava a 2,7K, questo fa video in 4K a 100 bitrate al secondo, quindi siamo a livello di video professionale, ovviamente, perché 4K a 100 bitrate, capite bene che è una prestazione assolutamente di livello professionale. Lo proverò in volo quanto prima, spero già in questa settimana, dovrei avere un volo programmato per venerdì, speriamo che il tempo regga, ma sulla carta si presenta con delle prestazioni veramente straordinarie. Che altro dire? Per il momento niente di più. Vediamo di cosa c'è nella scatola. Naturalmente solleviamo il coperchio. Credo che ci sia ben poco altro. Spero che ci sia il radiocomando, altrimenti non sappiamo come mandarlo. Qui c'è una parte di mezzo, tutto è crollato, ma cavetti, cavettami, un cambio di eliche, eccolo qua. Un cambio di joystick, che è il cacciavitino per cambiare le eliche. Beh, leviamo questo ulteriore scatolino, forza. Ecco qui l'altra novità, il radiocomando. Questo è il nuovo radiocomando di derivazione dal Mavic Air 2, che io ho e che ho testato e che vi ho fatto vedere. Vedete i video in questi link qui sopra, l'ho usato, lo sto usando tuttora, non è eccezionale, ma
questo drone con queste caratteristiche comincia a diventare parecchio interessante. Ecco il confronto fra i due radiocomandi. Vedete la dimensione, sì, è più grande, ma neanche proprio così tanto. Vi dico già che la vedo plus di questo, di questa tipologia di radiocomando, infatti DJI, che secondo me è dominato al 100%, è il posizionamento del telefonino, comunque del nostro terminale, nella parte superiore, no? Quindi questa cosa è veramente comodissima. Anche la dimensione un po' più grande non è affatto, non è vero che è un problema, anzi, aiuta proprio a controllare alla perfezione gli stick. Una buona presa in mano consente una buona stabilità. Avere il video qui sopra ci aiuta moltissimo. In questo caso avevamo il video, come tutti sapete, qui sotto, e vedete comunque questo tipo di presa è un pochino meno stabile, un pochino più incerta. Quindi questo qui DJI evidentemente ha studiato alla grande, ha fatto secondo me un radiocomando perfetto, come ergonomia è veramente perfetto. Solito sistema d'aggancio che avete esattamente come quello del Mavic Air 2, quindi molto molto comodo, molto molto pratico. E questo radiocomando nasconde ovviamente dentro di sé la terza grande innovazione del Mavic Mini 2, che è il controllo con un sistema OcuSync di nuova generazione di DJI. Quindi rispetto al Mavic 1 che andava su Wi-Fi, questo non impiega il Wi-Fi, va su OcuSync. Questo significa maggior segnale, maggior potenza, significa maggior controllo, non significa mandare il drone a chilometri perché non si può, è illegale, ma significa che anche se il drone va a 300, a 400 metri, quello che è il limite, 500 di distanza legale, naturalmente abbiamo il controllo assoluto, non abbiamo problemi di lag, non abbiamo problemi di perdita di segnale, e questo è veramente una cosa molto 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 importante, soprattutto poi per far trasmettere in maniera veramente perfetta tutte quelle che sono le comandi al nostro drone in totale sicurezza. Il radiocomando lo conoscerete già, ve lo risparmio, qui abbiamo tutti i controlli per fare le foto, flip flap, sistemi di volo e quelli presenti anche nell'Air 2, quindi sport normale e per riprese cinematografiche, accensione, decollo rapido, tasto di funzione personalizzabile che sta qua, vabbè insomma. I stick naturalmente sono alloggiati come nel Mavic Air 2, qui comodissima questa cosa per metterlo in borsa e non spaccare tutto, quindi da questo punto di vista un grande passo avanti, ma rispetto al Mavic 1, ma nessun passo avanti particolare rispetto all'Air 2, ma anzi una conferma di un sistema che comunque funziona, funziona veramente molto bene. Quindi lo mettiamo via. Che altro? Boh, le istruzioni che nessuno legge mai. Mi sembra che sia tutto, ragazzi. Quindi, cari amici di Nike, cosa dire? Non vediamo l'ora di farlo volare, non vediamo l'ora di fare le riprese, non vedo l'ora di poterlo provare per poi dire effettivamente com'è in volo, le aspettative sono altissime. Vi aggiornerò su questo, ho altre due cose importanti da dire. Ovviamente la scocca, essendo quale il paraeliche in dotazione del Mavic 1, valgono per questo. Sulle batterie l'ho detto. L'accesso della scheda tutto uguale al Mavic 1, quindi non andrei ulteriormente avanti. Cosa dire? Vi ringrazio di essere iscritti al canale, avete superato i 2500 iscritti, mi pare, sono veramente molto contento. Mi dispiace di non aver fatto video per molto tempo, purtroppo il lavoro è stato molto impegnativo, c'è stato poco tempo, però vi prometto che nei prossimi mesi cercherò di fare il solito video settimanale in modo da potervi tenere aggiornati. Voglio ringraziare Fotografia Moderna per aver linkato le mie lezioni, che so che sono state molto apprezzate, questo mi fa veramente tanto contento. In effetti non ci sono molte lezioni di volo del drone su YouTube, stranamente, perché in realtà mi dovrebbe dire che è quasi la cosa più interessante, no? Comunque non voglio fare polemica, io le faccio, le continuerò a fare, vi ringrazio, iscrivetevi, attivate la campanellina qui sotto se volete rimanere sempre aggiornati. Ci vediamo la prossima settimana con un video shock, spero di riuscire a farlo col tempo permettendo. Vi ringrazio, a presto, ciao da DroneArch.